Il Milan ha respinto l'assalto dell'Inter vincendo sul campo di un bel Bologna. Ibrahimovic ha cercato il gol numero 500 sul rigore e l'ha fallito. Non che sì, l'Inter senza Conte in panchina ha ritrovato i gol di Lukaku e Lautaro affossando il Benevento. La Roma, Dzeko in tribuna, ha travolto in 9 minuti un Verona dalla ex difesa di ferro. La Juve a Marassi non ha sofferto molto, anche senza i gol di Ronaldo. Domani a San Siro contro l'Inter in Coppa. La rivincita della Lazio a Bergamo ha riportato la squadra di Inzaghi in zona Champions. Il Napoli col Parma ha vinto senza entusiasmare, Gattuso ai ferri corti con De Laurentiis. Gli scontri diretti saranno decisivi. Le vittorie dell'Udinese alla Spezia con un rigore di De Paul, poi espulso. Quella del Genoa, doppietta di destro a Crotone, e il pareggio della Fiorentina in 9 a Torino, importanti per la zona salvezza. Grande delusione per il Cagliari, raggiunto nel recupero dal Sassuolo. E il calcio delle gioie e dei dolori.